Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. No, questa settimana non ci sono video regolari perché sono tornato a casa senza aver scritto nulla e senza nemmeno le forze per poter girare nulla, quindi questa settimana facciamo una piccola pausa, ma come annunciato da questa settimana sarei partito con le live su Twitch. Ora vedo che molta gente dice vi state trasferendo tutti quanti su Twitch. A parte che ci sarà un motivo per cui tutti gli youtuber si trasferiscono su Twitch, ce ne sono aiosa di motivi, ma i miei motivi sono un po' più pratici. Non è tanto spostarmi su Twitch per chiudere il canale, perché il canale non lo chiuderò ovviamente, i video sono una cosa, Twitch sarà un'altra. La verità è che mi manca videogiocare. Sono tanti pomeriggi che non faccio altro se non studiare e lavorare al canale, quindi mi sono un po' rotto le balle. E uniamo l'utile al dilettevole, arrotondiamo qualcosa, facciamo qualche visual per il canale, quindi invitiamo gente, facciamo conoscere giochi mitologici alla gente o me alla gente, così magari accapariamo un po' di pubblico nuovo. E nel frattempo videogioco a qualcosa, perché mi sono rotto le balle di non avere un'ora di tempo libero, neanche un'ora al giorno. Quindi se siete di quelli che vogliono criticare perché il mio amico viola roba, non me ne frega un cazzo, va bene, io voglio andare a videogiocare un po', e siccome mi danno l'opportunità di stare un po' con voi, oh, uniamo l'utile al dilettevole, lo ripeto per la terza volta, non rompete le balle, se no vi banno, va bene? Ok, chiaro, a posto. Quindi il primo appuntamento con le live, molto in divenire perché dovrò scegliere se fare un calendario fisso oppure quando mi capita, è domani venerdì dalle 18 alle 19:30 o giù di lì. Quindi trovate il link per la pagina Twitch, per il canale Twitch in descrizione, venite il più numerosi possibili e vi do anche una piccola responsabilità. O facciamo un podcast, quindi parlo di un argomento di cui voglio parlare da un bel po' di tempo e lo facciamo su Twitch, un argomento spinoso, ovvero i simboli religiosi sparsi per gli ambienti pubblici vanno bene o fanno male? Oppure si gioca a un videogioco? Io vi lascio il sondaggio, quindi rispondete a queste due opzioni e se proponete il videogioco, ovvero giocare ai videogiochi, quindi io vi parlo mentre gioco a un videogioco, proponetemi anche il titolo del videogame. Quindi fate questo nei commenti, proponete il titolo nei commenti e ci vediamo quindi domani con qualsiasi cosa avete scelto. Detto questo, di nuovo link in descrizione e ci vediamo su Twitch in live. Bye!